Hai notato che nelle relazioni molto spesso più ti sforzi, più cerchi di essere sempre presente, affettuoso, perfetto e meno ottieni. Ci rimani proprio male, dici ma perché io cerco sempre di fare il buon amico, di essere in coppia sempre accondiscendente, perché poi alla fine mi abbandonano? Perché poi alla fine la relazione non va bene, non mi sento amato? Questa è una domanda interessante che merita una risposta. Proviamo a capirla in un minuto. Quando siamo bambini, noi siamo pura energia vitale. Vogliamo solo scoprire, apprendere, vogliamo solo essere amati e amare. Poi però succede una cosa strana. Quando iniziamo a interagire, prima con i nostri genitori, poi con tutti gli altri, capiamo che alcune cose fanno arrabbiare i miei genitori, quindi è meglio che non le faccio. Per altre cose vengo punito, quindi è meglio che non lo faccio. Se dico la mia, i miei amici mi allontanano, quindi è meglio che anche qui. E piano piano imparo a mettere una maschera. La maschera che mi garantisce di andare bene per gli altri. Ora c'è un paradosso che devi conoscere e devi perché ne va della tua vita relazionale. Ogni volta che metto una maschera nelle relazioni per andar bene agli altri, per essere accettato, per essere visto, riconosciuto, apprezzato, succede questo. Ho solo due possibilità. O va bene e l'altro mi apprezzerà, mi amerà. Però attenzione, dentro di me io sono l'unico che sa distinguere tra la maschera che ho messo e il personaggio che interpreto, il mio vero sé. Quindi io, il mio vero sé, non si sente amato. So che quella persona mi ama perché mi sforzo di essere disponibile, perché faccio quello che si aspetta da me, perché faccio il bravo. E quindi amore condizionato. Se invece addirittura non va bene nemmeno la maschera, non mi sento né apprezzato né visto. Quindi che succede? Che in entrambi i casi non posso ricevere amore. Perché quello che veramente vogliamo è essere amati per come siamo, non essere amati perché siamo disponibili, intelligenti, brillanti. Quello ce l'hanno inculcato con la pubblicità. Essere apprezzati perché guadagniamo tanto, perché abbiamo fondato un'azienda di successo, non soddisfa la nostra vera voglia di amore. E maschere ne mettiamo tutti i giorni. Quindi stai attento. Ricordati che ogni volta che non sei pienamente te stesso in una relazione, sei già destinato a perdere. Hai già perso la possibilità di essere veramente amato. Scegli essere te stesso pienamente e non piacere a qualcuno, come è normale che sia, ma sentirti amato da chi veramente entra in relazione con te, o mettere la maschera cercando di piacere a tutti e sentirti assolutamente non amato. Buona scelta!